all'improvviso un rumore fortissimo e un boato vicino al tavolino, siamo, e poi un baitore di panico perché stavamo senza ossigeno, chiusi dentro. Quindi avete sentito un rumore forte, una spinta, un contraccolpo? E si è bloccato il treno. Noi siamo stati chiamati a causa di un treno che era fermo in galleria a seguito di un incidente probabilmente dovuto a svio. E abbiamo raggiunto il treno che abbiamo per fortuna rilevato sempre sulla linea dei binari, cioè assolutamente in asse, e abbiamo ispezionato il treno, abbiamo aiutato insieme anche ai colleghi della Polfer quanti presenti a far abbandonare il treno e poi ad accompagnare tutte le persone verso la stazione successiva a circa 800 metri insomma, di distanza dal punto di fermo del treno. Il dato più importante, comandante, non ci sono feriti al momento. Non ci risultano persone feriti, tutte quante collaborative, tutte quante hanno accompagnato diciamo, il percorso con tranquillità senza avere alcuna problematica. Io tornando al mio posto ho sentito... Diciamo, che eri appunto, in piedi. Sì, ero in piedi, ho sbattuto un po' a destra e a sinistra sui sedili. Delle persone che erano sedute lì e... Tanta paura? Ma sinceramente sì, un attimo, cioè all'inizio sai, uno l'ha preso un po' sul ridere, un po' tutti si scherzava, siamo bloccati, però più passava il tempo più diciamo realizzavamo che comunque la situazione era abbastanza delicata, che qualcosa era successo e non era un semplice guasto o qualche problema elettrico, insomma era proprio deragliato diciamo la carrozza motrice, insomma. Quanto siete dovuti restare a bordo del vagone? Un'oretta sicuro e poi vabbè per scendere forse anche qualcosa in più. Grazie ai vigili del fuoco così e alle forze dell'ordine sono venuti ad aprirci e a darci una boccata d'aria, anche perché eravamo chiusi sotto la galleria che già c'è caldo sotto terra. In più è andata via l'elettricità, quindi eravamo senza aria condizionata. C'erano le luci d'emergenza accese, almeno riuscivamo a vederci. Però non sapevamo cosa fosse successo. Quando parla di incidente presumibilmente dovuto a uno svio, cos'è uno svio? Uno svio è una causa in cui la ruota perde il contatto col binario e quindi abbandona la guida del binario per portarsi diciamo, fuori sede. Questo porta uno strisciamento che naturalmente poi è recuperato dalle altre ruote e che quindi viene man mano poi riportato e convogliato, per cui se lo svio non è di tipo pesante il treno riesce comunque a riportarlo in asse. Riesce comunque ad andare avanti con un convoglio strisciante. In ogni caso voi l'avete trovato in asse, vuol dire era dritto. Era dritto.